siamo in partenza, abbiamo tutto il frizzolino dello stomaco. No. E il mio bimbino c'ha paura, guarda che viso che c'ha. Non avere paura, amore. Io no. Eh? Una volta sì. C'ha paura, papà. Ho presentato mia mamma. Stanno partendo! Siamo in partenza! Si sta volando! Siamo nella fase dell'atterraggio. Stadio. Ma la testa di mio figlio copre tutto il finestrino. Lo vedi, Santiago? Cosa vedi? Questo è l'aeroporto di Alicante. L'aria, anche se è a poca distanza dall'Italia fondamentalmente, perché sono 2 ore di viaggio, poco meno, è già un pochino più calda, si sente la terra un pochino più calda. Comunque a livello di parallelo siamo al pari della Sicilia. E ora siamo in fila per prenderci la macchinina. Quando mio figlio ha fatto un casino dell'aereo e l'abbiamo visto. E la mia mamma, questa è la mia mamma. Saluta mamma! Ciao! Senta mamma! Ciao! Idea di fare la raccolta differenziata, oltretutto molto semplice. Ciao ragazzi, allora siamo in serata, sono 8:30 passate, questo è il campeggio, il paese dove mi trovo, una città vicino ad Alicante, circa 6-7 km. E è veramente meravigliosa questa spiaggia infinita, specialmente ora nel mese di maggio che è tutta deserta. Oggi è domenica ma non c'era tantissima gente e il mare è bello. Sono entrata ora nell'acqua, vi faccio vedere. Ma l'acqua è fredda e gelata, anche se oggi hanno toccato quasi i 30 gradi. Che dire, è solo un giorno che effettivamente vivo la Spagna e questo paese e ne sono rimasta già stupita. Stamani il mercato pieno di frutta di ogni genere, arance grandissime, tutte le mandorle, le nocciole, proprio il banco un po' come andava una volta, no? Mi sembra quasi di essere in Marocco, mi ricordo molto il Marocco. Mentre dopo ci siamo trovate ad una manifestazione invece con i cavalli. E lì veramente io mi sono messa a piangere, mi sono emozionata perché c'erano tantissime donne molto giovani, travestite, con i vestiti tutti spagnoliti, proprio rosse, con tutti i fiori grandissimi sulla testa, il rossetto rosso, ed è stato meraviglioso perché cavalcavano questi cavalli come noi guidiamo una macchina. E mi sono ricordata di quando avevo i cavalli, perché è stato un momento difficile della mia vita dove ho avuto degli attacchi di panico veramente molto forti che, come ho già raccontato in qualche altro video, mi hanno limitato molto la mia esistenza di quel momento. E devo dire che il mio cavallo Astra mi aiutò tantissimo. Io mi ricordo che da lontano, appena mi vedeva, mi veniva incontro, allargavo le braccia aspettandola, proprio come si fa con un bambino, e mi abbracciava con questo collo enorme, meraviglioso. Mi ricordo anche che si metteva con la sua testona grande e poi mi leccava la spalla come se fosse un cagnolino. Quindi non lo so, ho risentito questa cosa che... di vedere così tanti cavalli, così tante donne cavalcare in questo grande spazio, mi ha riportato a quei momenti e mi ha proprio emozionato, perché comunque il cavallo a me mi ha aiutato tantissimo. E niente, quindi ora sono arrivata in serata, mi sono voluta un po' godere il crepuscolo in estrema, insomma, solitudine, perché sono sempre momenti molto belli. Ieri sera è passata una luna piena che ha portato la Lilith, la luna nera, in Scorpione, e ne avremo per molto tempo, quindi è un periodo abbastanza difficile da passare. Però chi riesce ad arrivare all'anno prossimo è tenuto duro, sicuramente diventerà un momento questo di riflessione per quanto riguarda il rapporto di coppia. Ci siamo fermati a bere una sangria, ci hanno portato delle tapas, sicuramente non è salutare, ve lo dico già, comunque delle mezze lune fritte con dentro del pescino e poi una specie di frittata di patate lesse, che vabbè, non lo so.
e qualche patatina, però insomma è stato comunque carino, si è presentato bene. Abbiamo girato qualche negozietto, hanno un sacco di roba bianca, di cotone, di lino, di pizzo, di uncinetto e tutte queste meraviglie color chiaro, proprio come accade nelle zone di mare, no? E comunque continuo la mia vacanza e vi tengo informate. Guardate che belle, tutte decorate, truccate, sono meravigliose.